Ciao ciao raga, ciao! Eccoci qui di nuovo. Questo è un video haul. Vi faccio vedere delle cose che ho comprato ieri ad Esenzano. D'Antonellina mia, un bacione prima di tutto a lei. E poi, visto che nell'altro video avevo detto che sarei andata da lei, delle ragazze mi hanno scritto su direct di Instagram per incontrarmi. Sono state gentilissime. Mi hanno voluto conoscere. Mi hanno portato un sacchettino, diciamo, e dentro c'era questo. Adesso vi spiego con calma. Prima di tutto, questo è fatto a mano con il decoupage, ok? Che Antonellina ha appena visto il pappagallo, ha detto, ah, è mia! No, adesso per adesso la tengo io questa scatola, è troppo troppo bella. Voglio ringraziare queste tre ragazze che mi hanno portato questi pensierini, e sono... Allora, in ordine sparso, Lorenza, Aurora e Laura, mi ricordo perfettamente, vi ho aggiunto anche su Instagram, insomma, siamo stati insieme pochissimo, però sono state gentilissime veramente, spero che anche il vostro shopping sia andato bene come il nostro, perché noi ne abbiamo fatto, e vi faccio vedere anche cosa mi hanno regalato, giustamente. Se questo video diventa troppo lungo, poi... Non dovrebbe essere difficoltoso caricarlo con la fibra, perché io ho la fibra. Però vabbè, magari giusto per non annoiarvi, lo dividerò magari in due parti. Comunque, questa è la scatoletta bellissima fatta con il decoupage da una di loro, che adesso di sicuro non è Aurora, perché me la ricordo Aurora, forse Lorenza. E se non è Lorenza, è Laura. Allora, dentro ci sono dei bigliettini, ma vedete che c'è scritto? Fatto a mano, fatto a casa, no? Ok. Ci sono dei bigliettini, anche con questa mollettina col bottoncino che è fantastica, secondo me. Bellissima, guardate. E qua poi ci sono tutte le letterucce che ho letto, un saluto anche ad Alessia, cioè sono state ma proprio dolci, dolci, dolci. Cosa c'è dentro? A parte i petali dei fiori, ok? Allora, mi hanno regalato questo smalto della Kiko, che è il 503, un bel color fucsia, proprio fluo, uno splendido choker. Ragazze, blu non l'avevo. Quando metto i maglioni o le camicie, non so, le cose blu, non ne avevo uno blu, se non quelli in plastica tristissimi. E quindi mi hanno regalato questa, che è di Stella Z, è fantastico, blu, bellissimo. Questo, guardate, l'userò moltissimo, mi piace molto. Lasciamolo lì, nel choker. Guardate questo. È una calamita. Adesso sto capendo bene cosa mi avete regalato, perché nella confusione e nell'emozione, soprattutto, del momento. Vabbè, Palestine. È una calamita, vi rendete conto? Ma peccato che... caspita. Oh, sulla lampada ci sta. No, qui non vale. Vabbè, poi cercherò un posto, grazie mille. Questi orecchini, sempre di Stella Z, che da me hanno chiuso Stella Z, è vero. Peccato, comunque bellissimi. Potevo anche mettere questi oggi. Dopo in un altro video sicuramente li metterò, bellissimi. Oh mamma, ci sono altre cose. E non li ho visti bene ieri. Comunque mi hanno regalato anche... mela e cannella, cioè delle bustine, come potete vedere, di tè e tisane. Cosa c'è scritto? Con zenzero, scorze d'arancia e camomilla. Insomma, un sacco di cose. Mi hanno detto di provarle appunto con Alessia, e le proverò sicuramente. Questo cos'è? Vediamo. Una collana. Quante cose mi avete regalato? Vabbè. Oddio, beh, con la Tour Eiffel e anche il fiocchettino. No, vabbè, bellissima, bellissima. Va bene, ho capito che questo video durerà 3 ore e mezza. Aspettate, il rossetto per ultimo, questo, e poi basta, giusto? Sì, adesso non vorrei dimenticare qualcosa, ma mi pare che... Guardate quanti petali, bellissimi, ma poi profumano. Ok, penultima cosina. Un'altra collanina, no vabbè, un braccialetto, meglio, oddio, con il cuoricino, grazie,
No, 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 vabbè, non dico niente, basta, non mi emoziono, non mi commuovo, basta. E un rossettino di Chicco, se non sbaglio, 427, è fatto così, ed è questo meraviglioso colore. Veramente stupendo, è magenta, troppo bello. Poi, nei prossimi video, quando le dirò regalo delle mie amiche temerarie e valorose iscritte al mio canale, perfetto. E quindi vi ringrazio tantissimo. Il choker lo lascio lì che poi lo metterò. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso allora ad Esenzano, al centro commerciale, il Leone. Da Coimport, devo stare molto molto attenta perché sono tazze. Se sono già rotte, sono stata io ieri sera. Sicuramente. Ok, questo non ci serve più. Praticamente, allora, da Coimport ho preso l'appendiabiti nuovo perché ce l'avevo bisogno. E visto che poi ad Esenzano vado in macchina, l'ho messo in macchina. Pace amen, non è pesante, non è come andare a Milano. E questo sarà il mio nuovo appendiabiti. E poi ho preso una candela perché era limone zenzero. No, vabbè, il profumo è pazzesco. È di questa marca e costa soltanto, c'era il 50% di sconto, 1 euro. Invece di 2, 1 euro della Home. Ok? Questa poi l'accendiamo. L'accenderò io, voi no, voi state a guardare, le stelle stanno a guardare. Insomma, ho preso due tazze perché una per me mi piaceva tantissimo. Qua, se riesco, ripeto, se sono già rotte, le ho rotte io. No, vabbè. Questa mi sembra integra, sempre della marca Home. C'era il 36% di sconto, quindi l'ho pagata 3,50 euro con il cucchiaino tutta rosa. L'altra è uguale. Allora, una per me e l'altra, sì, è per Alessia, però di scorta. Di scorta, la lascerò in ufficio. Di scorta. Ok. Perché ogni tanto lei la porta a casa per lavare, ma si dimentica di portarla. Quindi una di scorta la teniamo, ok? Molto bene, adesso iniziamo con gli altri sacchettini. Allora, adesso pesco random, che vuol dire alla CDC, che vuol dire come viene viene in italiano, ecco. E quindi vi faccio vedere cosa ho preso da Piazza Italia. Vediamo un po'. Scaravolchiamo perché ho preso un po' di cose. Ok, basta. Voilà. Allora, questa l'avevo preso sia io che Antonella. Lei un rosa più tenue. Praticamente era taglia unica a 9,95 euro. Vabbè, casa mia 10. Oh, con questo smalto. Ragazze, sarà perfetto. Sì, è anche quel choker, perfetto. Ed è così. Vedete, tutto bucherellato. Ovviamente sotto va messa una canotta dello stesso colore o un nude. Ci piaceva tantissimo, l'abbiamo preso uguale. Poi, sempre stile beauty, no, Eden Beauty, Sabrina, eccola qua, un'altra, 24,95 euro, casa mia 25, la S, questa bella casacchina con queste maniche, con l'elastico, non arriveranno al polso, e ci sono gli uccellini, giusto? Ecco, li vedete voi davanti, immagino. Dove sono finiti? No, sono tutti fiori, ma no, eccolo qua. C'è, c'è, eccolo qua. Giusto per ricordarmi, Antonella. E per questo colore, vedete le righe, che è rosa pescato, ho preso anche i pantaloni uguali per fare il pandan. 16,95 euro, Piazza Italia, a 42. Eccole qua. Quindi questo è un completino. Ok, bello primaverile, bello con questi colori belli solari. Dai cinesi, di lei.
sono preso? Vediamo. Sì, sembrano tante cose, ma alla fine no, non è così. Ok, fatto. Prima di tutto ho preso di nuovo un'altra colla per le ciglia finte, che è sempre la stessa marca di quella che ho preso dai miei cinesi, cioè Tertio. Ah, ma è proprio uguale. Adesivo per ciglia finte. È proprio uguale, molto bene. Beh, fa niente, ne volevo provare una diversa, ma fa niente, è 2,50 €. Ok, lasciamola lì. E ho preso delle ciglia finte. Allora, ho preso queste, solo un pezzettino finale della Melissa Accessori. Poi, come ciglia finte, ho preso queste. E anche mi sono decisa a prendere le ciglia finte individuali. Sono 60. Voglio vedere se riesco a metterle soltanto alla fine, vedremo. Poi ho preso questi, vabbè, questo non vi interessa, sono gancia a ventosa per il mio bagno, mi servono. Ok, e poi ho preso questo completino intimo, beh, caspiterina, con questo, ragazza, è fantastico, va bene anche col completino intimo. Questi sono gli slip, come potete vedere, e questo e Guarigiseno, Mewi! Poi, ah, lasciamo Tiger per ultimo. Sì, dai, va bene. Stradivarius. Qui ho fatto un altro completino. E sarebbe questa bellissima maglietta con una stringa anche di ricambio. Sempre fucsia, no, e basta. A 20 euro, 19,95 la S, e a righe bianche e blu. Ecco, così mi sentirò molto Freddy Nightmare. Non aveva questi colori, però vabbè. Op, Stradivarius, stiamo dicendo, con questi jeans. No, non sono jeans, sono pantaloni blu push up. Guardate, diventerò così praticamente. Molto bene, costano sempre 20. Sì, sicuramente anche a me faranno lo stesso effetto. Poi, passando, ma lì davanti a Mac, che non ha neanche il sacchettino perché l'ha tenuto, gliel'ho lasciato ad Antonella perché l'ha preso anche lei uguale, è un rossetto, è un matte e si chiama Chili, praticamente di questo colore. È mattone, bellissimo. Lilapua, l'ho messo nel mio sacchettino. Praticamente ho preso uno l'ho lasciato giù, allora l'altro va bene, niente. Allora, ho preso un deodorante per uomo, per mio figlio dell'Adidas, 24 ore Fresh Power, Team Force, praticamente perché lo voleva spray. Lui li preferisce spray, va bene, gliel'ho comprato spray, basta che li usi. Poi mi sono presa Fast Remover per lo smalto, ma con leva smalto ad immersione, mi pare Miss Broadway, giusto? Sì. Poi ho preso le mie cose dell'Essence. No. La risata di tigre è ritornata, yeah! Il concealer, come si chiamano? In italiano, oddio. Correttori, la palette di correttori viso. Questi qua con tutti i colori, li mettiamo al suo posto. Della Catrice, non l'ho detto. Mentre di Essence ho preso la Cipria o le Bottom Out Matte, nonostante quella di Kat Von D Fondi, a me piace di più. Oh, questa qua sì, la sto adoperando, di Kat Von D, e la finirò sicuramente, mi piace tutto, però questa di scorta ci deve essere in casa, assolutamente. Ho preso il fondotinta che avevo finito, ma non c'era più così, lo 08 Matte Vaniglia, finito, ma non c'è più. Ho preso il matte beige, speriamo che la colorazione sia, secondo me è un po' scurina, però proverò poi nei prossimi giorni. Ok, e poi ultima cosa di Essence,
ho preso una maschera per le unghie e le cuticole, effetto rigenerante, è praticamente una crema mani, crema per... no, ma non è mani, è proprio per unghie e cuticole. Ecco, adesso se si è spiaccicata, ok, vediamo, vedete, si è venuta giù tutto da qui, ma dopo si rimette a posto, eh. Vediamo, il profumo è buonissimo, perché è al miele, si chiama Honey Care. Speriamo che sia come quella vecchia, che funzionava benissimo, ma non ci sono i pepende rasen, non ci sono. Vabbè, comunque è buona, di profumo è buona. Poi vediamo se farà qualche cosa, eh? Allora, le ultime cose, Tiger. Allora, le ultime cose sono quelle di Tiger, che adesso vi faccio vedere. Non lo scontro io, ma non ci interessa niente, sapete che da Tiger costano poco le cose, perciò... le rotelle di liquirizia che ho preso per mio figlio, uno snack al chili, sono i taralli al chili, perciò piccanti, sempre per mio figlio. Questi per me invece, i biscottini, quelli cinnamon sticks with zucchero alla cannella, giusto? Cannella era, vero? Mi pare di sì. Mi piacciono tantissimo questi qui. Li mangio anche... biscottini alla cannella. Ho detto cannella prima? Sì, mica zenzero, vero? Cannella. Questi mi piacciono tantissimo. Io e Tobia li facciamo fuori in poche ore, diciamo. Poi ho preso una cosa per Alessia, la mia amica Alessia. Questi adesivi con scritto cose fatte a mano. Sapete che Alessia, sì... fa tutti dei lavoretti, delle cose, le pochette, le bamboline, le spille, un sacco di cose, andate a vedere il suo canale Etsy, e quindi li ho preso, fatto da te, fatto a mano, ecco, fatto a mano. Questi sono tutti gli adesivi che domani, no, domani no perché è primo maggio, ma martedì porterò ad Alessia. E poi, per finire, io volevo fare il... no, non ho ancora finito, le Jelly Belly, no, è una finta Jelly Belly di Tiger, Candy Beans, praticamente li ho presi per mio figlio, se non piaceranno a lui, perché lui piace, beh, solo le Jelly Belly, ma ovviamo, e li mangerò io, e poi resterà il vasetto, no? Molto carino. Adesso cerco di non rompere nulla. E poi, alla fine di... adesso, in questo video, alla fine di questo video, chi è rimasto fino qui, io metterei anche... il giveaway del carto pazzoso, poi quello del trucco lo farò in un altro video. Chi starà attento ai miei video vedrà anche giveaway, siccome non ditelo in giro, no, assolutamente. Come facciamo questa volta? Non voglio che la gente lo sappia, non voglio avere iscritti in più solo per il giveaway, non mi interessano. Quindi io voglio fare un pensierino a voi e unicamente a voi. Come facciamo? Non lo so. Non vi dirò nulla, guarderò probabilmente, farò io questa volta, guarderò i vostri commenti e basta. E no, perché se dopo metto l'hashtag... No, voglio proprio farlo segreto questo giveaway. Non lo so, perché insomma, vi voglio regalare il quaderno notebook di Tiger, questo qua, che a me è piaciuto da morire, lo sto usando ancora adesso, veramente tanto tanto, con diverse pagine, sia a righe che a quadretti, e divisori, come potete vedere, e l'avevo cambiato con altre copertine, adesso devo rifarne anche, perché il mio primo sta finendo, quindi vi voglio regalare questo di Tiger, più, sempre di Tiger, questo, che è un... notebook con la matita, come vedete, questo ha anche lui i cerchi, insomma le cose per girare, e deve essere un notebook forse senza righe né quadretti, con i fogli bianchi. Comunque io vi voglio regalare questo, e questo è di voi il carto pazzoso. Silenzio, non dite niente a nessuno. Come possiamo fare? Chi scriverà che carino, che puccioso che è il notebook con la matita di Tiger, ecco, tra quelle persone vorrà dire che saranno arrivati fino qui, e io farò un'estrazione
a random da sola, farò io il numero, ma non vi risponderò nulla. È così che mi piacciono adesso i giveaway. Mua! Un bacione a tutte e tutti, grazie per seguirmi sempre, grazie ai nuovi iscritti ovviamente. Se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao raga!